Gladiatori in miniatura, alcune delle creature più piccole ma più resistenti della natura. Lottano duramente e lo fanno fino alla morte. Entriamo nel mondo del predatore e della preda, in cui armi sofisticate, reazioni in frazioni di secondo e astuzia senza rivali hanno tutte un ruolo. Questo è il campo di battaglia dei gladiatori in miniatura. Un'arena in cui i guerrieri in miniatura sopravvivono soltanto se sono nati per uccidere. Una guerra è in corso dall'alba dei tempi. Una battaglia che dura da 4 miliardi di anni tra i soldati più piccoli della natura, i gladiatori in miniatura. Dai batteri agli insetti, le nostre tecniche speciali di macrofotografia svelano che questi minuscoli guerrieri sono dappertutto. A ciò che manca loro in dimensioni, sopperisce il numero. Riuniti in legioni, sono tra le creature più numerose, violente e aggressive della Terra. Formiche, un esercito di soldati che non teme di fare guerra a qualsiasi cosa incontri. Un esercito composto da unità distinte, ma unità che lavorano insieme come le cellule di un corpo unico. Le formiche si incontrano quasi ovunque sulla Terra. Se messe insieme peserebbero l'intera popolazione mondiale. Alcune formiche possono funzionare collettivamente come un unico animale, un superorganismo nato per uccidere. Questi superorganismi hanno origini umili tra animali come questo, la formica bulldog. Le formiche bulldog sono tra le più feroci. Arrivano ad essere lunghe quasi 4 cm. Hanno la forma di una vespa gigante e sono dotate di pungiglioni mortali e di enormi mascelle per strappare la carne. Tra i macro gladiatori sono assassini spaventosamente efficienti. Sapendo di essere virtualmente invincibili, questi individui cacciano da soli. Il loro segreto è nella loro forza. Essendo più forti delle altre formiche, non hanno dovuto cambiare il loro aspetto primitivo. Si tratta semplicemente di non darmi fastidio se non vuoi fastidi. Anche le larve delle formiche bulldog sono primitive. Non hanno cambiato il loro aspetto perché si era perfettamente adattato alla natura. Le loro larve si nutrono direttamente degli animali da loro predati. I bulldog adulti usano le mascelle taglienti come un rasoio per rompere la dura pelle dei bruchi e metterne a nudo la carne gelatinosa. Un banchetto per le larve affamate. La regina è il comandante in capo di questo esercito. Nonostante il fatto che non sia più grande delle sue operaie, il suo è un ruolo unico. Solo lei è in grado di produrre uova fertili. Le operaie si prendono cura delle uova e allevano le larve dopo la schiusa. Ogni esercito ha bisogno di un buon sistema di comunicazioni. Le formiche bulldog usano i feromoni, una sostanza odorifera. Tuttavia, i rapporti sociali tra gli abitanti di un nido non sono molto sviluppati. Le formiche bulldog cacciano da sole e le loro colonie superano raramente i 200 membri. Al contrario, le formiche cucitrici cacciano in massa. Ma proprio come le formiche bulldog, anche le cucitrici usano armi chimiche. Hanno nel corpo una specie di pistola che spara un getto di sostanza acida in grado di uccidere alcuni insetti. Ma i signori della guerra nel mondo delle formiche, i cacciatori in massa supremi, sono le formiche legionarie. Milioni di esse formano un superorganismo lungo fino a 1600 metri, coordinato dall'odore dei feromoni. Pochi animali sopravviverebbero a un attacco di questo superpredatore, nato per uccidere.
coleotteri, ragni e insetti possono essere più grandi di una singola formica, ma non hanno alcuna difesa contro questa macchina omicida. Sugli altipiani della Scozia si trovano macro gladiatori che possono stare quasi alla pari con le formiche legionarie, le formiche rosse. Le loro colonie sono relativamente piccole, ma come nelle formiche legionarie l'olfatto è utilizzato come mezzo di comunicazione e lavorando insieme le formiche rosse possono divorare una preda molto più grande di loro. E come le formiche cucitrici usano armi chimiche, spruzzano acido formico sulla pelle della loro preda. Questo bruco della Panolis flammea si sta contorcendo dal dolore, ma la sua agonia non durerà a lungo. Le formiche rosse però non sono invincibili. Cadono vittime di un assassino così sinistro che potrebbe essere la star di un film dell'orrore hollywoodiano. I coleotteri clitra depongono di solito le uova accanto ai nidi delle formiche rosse. In questo caso però l'uovo viene sganciato in pieno territorio nemico. Sono una bomba a orologeria programmata per esplodere al momento giusto. Le formiche trasportano l'uovo nel loro nido come una preda. Non si rendono conto che si tratta di un cavallo di Troia. La larva di clitra si schiude nel centro nevralgico delle operazioni delle formiche rosse e fa man bassa di tutto ciò che trova. I macro nemici delle formiche arrivano sotto diversi camuffamenti. Uno dei più impressionanti è un bruco la cui spessa pelle è a prova di morso. Un carro armato contro il quale le formiche non hanno difese. Nessun'arma chimica, forza bruta o astuzia può salvarle. Dopo che il suo uovo si è schiuso su un albero vicino, il bruco è penetrato senza esitazione nella fortezza delle formiche. La fortezza di foglie delle formiche si trasforma in un mattatoio. Una volta dentro, il bruco divora sia le uova che le larve. Cibarsi del suo nutrimento preferito è un gioco da ragazzi. Le formiche tentano di salvare le loro larve, ma non c'è nulla che possano fare. È come sparare a un pesce dentro un barile. Il bruco può prendersi tutto quello che vuole. Non importa quanto duramente possano lottare, le formiche non riusciranno a fermare il massacro fatto da questo assassino invincibile. Le formiche allevano infinite larve e il bruco dalla pelle corazzata consuma intere generazioni a ogni pasto. Ma poi arriva il momento in cui il bruco si trasforma in crisalide, quando deve cambiare la sua armatura di cuoio in una soffice pelle di farfalla adulta. Pensate che da ora in poi le cose cambieranno? No. A differenza di tutte le altre farfalle, questa si trasforma in crisalide nella sicurezza della sua pelle corazzata. E quando la fragile farfalla emerge finalmente, è coperta da scaglie talmente scivolose che le formiche non riescono ad aggrapparvisi. Allo stesso tempo, la polvere sulle membra della farfalla sembra offrirle ulteriore protezione. Non c'è alcun modo per le formiche di impedirle di scappare. Deporrà altre uova e il ciclo della morte continuerà. Su 3 specie animali, una è di coleotteri. Gladiatori in miniatura corazzati si trovano quasi ovunque sulla Terra. E se siete voi la loro preda, allora fareste bene a preoccuparvi. È inutile cercare di fuggire da un carro armato che può volare. E l'insetto che più ricorda un carro armato è il cervo volante. L'armatura solida come una roccia e le massicce mascelle rendono questo maschio un feroce combattente. Ma questa straordinaria armatura non è fatta per catturare le prede. Questi potenti insetti la usano quando combattono per una partner.
femmina osserva mentre i guerrieri combattono. La loro forza deciderà chi avrà il diritto di riprodursi. La forza bruta è la chiave per rovesciare il proprio rivale, ma non è l'unico modo per trovare una compagna. Alcuni maschi sanno di non avere possibilità contro gladiatori più forti e temprati dalle battaglie. Usano l'astuzia, congiungendosi con la femmina mentre i guerrieri sono occupati nel combattimento. Una volta accoppiatasi, la femmina se ne va, fecondata dal maschio più furbo. I due maschi combattenti hanno perso un'occasione ed è ormai troppo tardi per recuperare. La loro battaglia continua. Dai carri armati ai sottomarini. Incontreremo ora i coleotteri di Tiscidi. Il di Tiscidi respira usando una bolla d'aria intrappolata sotto le sue ali, un kit da sub per insetti. I suoi occhi possono vedere sott'acqua e i suoi piedi hanno lunghi peli piatti usati come remi. Ma le cose non sempre vanno come vorrebbero i di Tiscidi. I pesci possono fare di questi insetti un unico rapido boccone. Per non essere sconfitti, i coleotteri hanno sviluppato armi chimiche. Mordere un ditiscide è un'esperienza disgustosa che un pesce non vorrà ripetere. E i pesci non sono stupidi, si ricorderanno quel sapore. La prossima volta che un pesce proverà a mangiare un ditiscide lo sputerà fuori. C'è rimasto scottato una volta, non si farà sorprendere una seconda. Anche se un singolo ditiscide dovesse diventare una vittima di questa guerra, potrà riposare in pace sapendo che è improbabile che il suo assassino uccida di nuovo. Questa è la prima linea dell'evoluzione. Gli individui possono morire, ma la specie prolifera. Ora conoscerete un carro armato che caccia come uno squalo. Il girinide è forse uno dei più piccoli abitanti di stagni, ma è anche uno degli assassini più efficienti. La sua arma segreta si trova negli occhi, divisi in due lobi per scrutare il cielo e le acque in profondità. Come uno squalo in cerca di preda, la individuano guidati da impercettibili vibrazioni nell'acqua. Se c'è un animale in difficoltà, saranno i primi sulla scena. Alla fine la vittima, come questa sirfide, viene consumata. Il pericolo dall'alto porta i girinidi a tuffarsi rapidamente per nascondersi, trascinando con sé bollicine d'aria con le quali possono respirare. Ma queste bollicine di vita si possono trasformare in bollicine di morte. Se il coleottero smette di nuotare e si aggrappa alla vegetazione, la bollicina lo potrebbe riportare in superficie, dove i predatori sono in agguato. Come loro ultima difesa, i girinidi sono anche velenosi. C'è sempre un'ultima carta da giocare in questa lotta per la sopravvivenza. Se c'è un coleottero che molti di noi considerano familiare, questo è la coccinella. Ammiriamo il loro corpo colorato e sono perfino considerate un segno di fortuna. Ma quello che pochi di noi sanno è che sono anche delle predatrici formidabili. Ci vogliono 5 giorni perché le uova della coccinella si schiudano e generino voraci predatrici. Le larve si diffondono in cerca di afidi verdi ed è per questo che sono note come amiche del giardiniere.
Aristide l'afferra con le sue mascelle a tenaglia e gli succhia via la vita. Dopo 4 settimane di alimentazione frenetica, la larva della coccinella diventa una crisalide adulta. Un'assassina attiva. Mortale. Nata per uccidere. Gli adulti e le larve cacciano fianco a fianco, decimando le loro prede. A differenza della loro prole, le coccinelle adulte non succhiano via la linfa vitale dal corpo delle prede. Esse banchettano con comodo, sgranocchiando l'intero animale e assicurandosi che nulla vada perduto. Si prendono il loro tempo quando si tratta di accoppiarsi e il maschio della coccinella è un partner molto attento. Anche se lo sperma viene trasferito nell'arco di qualche minuto, esso rimane in posizione molto più a lungo, assicurandosi che nessun altro maschio si accoppi e che tutta la prole della femmina sia sua. Nell'arco della sua vita la coccinella consuma fino a 5.000 afidi. E poiché ogni femmina può produrre fino a 1.500 piccoli, non è sorprendente che esse siano assai gradite ai giardinieri quanto odiate dagli afidi. Gli afidi e le ninfe verdi sono bocconi succulenti nel giardino e molte specie se ne nutrono in qualche fase della propria vita. Ma chi avrebbe sospettato che un vegetariano elegante come la silfide fosse da considerare come uno dei carnivori più voraci della natura? Mentre gli adulti si nutrono normalmente di nettare e del polline dei fiori nel giardino, la larva della silfide, al contrario, si comporta come una creatura fantascientifica. Come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, la bellissima silfide qualche volta si comporta come un mostro. Le sue larve si muovono nel giardino sgranocchiando e succhiando tutti gli afidi che possono trovare. Mentre si avvicina l'inverno, la vita nel giardino comincia a diventare dura. Le coccinelle si avvolgono nelle foglie e vanno in letargo. Questo piccolo animale supererà l'inverno sul fondo di una buca profonda e sarà pronto a emergere come adulto la primavera successiva. È un predatore molto scattante, dotato di una corazza invincibile. La cicindela. Zampe veloci, occhi acuti, grosse mandibole taglienti. La cicindela è fatta per dare la caccia, catturare, tagliare e consumare. Le formiche vengono colpite mediante una letale combinazione di velocità e potenza. Nemmeno un coleottero come la cantaride può vincere questa guerra. Combatte per la propria vita e, come molti gladiatori in miniatura, non si arrende fino alla fine. Ma arriva il momento in cui neanche una cantaride può più lottare. La cicindela emerge in primavera non solo per uccidere, ma anche per accoppiarsi. Ma i maschi hanno un problema. La competizione per la femmina è feroce. Così, una volta che il maschio riesce ad accoppiarsi, si aggrappa con forza per scoraggiare eventuali corteggiatori. E quando l'accoppiamento finisce, dovrà scappare per salvarsi la vita. La femmina potrebbe mangiarselo. Le uova vengono deposte in un terreno ben drenato e sabbioso, abbastanza facile da scavare. Ma la deposizione delle uova è un momento pericoloso. Un mostro di proporzioni gigantesche si annida nel sottosuolo. Il rospo comune. Nella sua forma larvale, la cicindela si nasconde in una tana, piombando sulla preda che passa, afferrandola e trascinandola giù con le sue potenti mascelle.
La larva ha degli uncini ai lati del corpo che l'ancorano alle pareti della tana. E come l'adulto, è un predatore vorace. I durilini sono le sue vittime più comuni. Neanche l'armatura di una coccinella adulta a due macchie offre protezione contro queste mascelle killer. Ma la specie più grande a sette macchie è troppo grande da gestire. Le mascelle del coleottero non riescono a mantenere la presa. Molti insetti usano trappole per catturare le loro prede e alcuni tipi di formiche assassine sono maestre di quest'arte. Non potete vederle, ma le formiche sono sul fondo di questa fossa della morte. Il bigattino è la larva di una mosca e usa una trappola ingegnosa. Scava una buca a forma conica in un terreno morbido come la sabbia asciutta. Lo scavo della fossa del verme leone si vede meglio accelerando le sequenze. La fossa viene scavata con precisione geometrica. Se una formica cammina lungo il pendio, il suo peso fa scivolare la sabbia creando una valanga mortale. Il verme avvolge le sue spire intorno alla vittima. Fine del gioco. Per assicurarsi che le vittime non possano sfuggirgli, ha la bocca dotata di due paia di uncini che iniettano saliva velenosa. Ma il bigattino è cieco e privo di arti e deve attendere che la vittima sia alla sua portata. Il gattino deve fare diversi tentativi prima di far presa e mandare a segno il suo veleno. La battaglia continua, ma per quanto possa lottare, il destino della formica è già segnato. Prosciugata completamente, il suo guscio vuoto viene catapultato fuori dalla tana. E la trappola è di nuovo in funzione. L'imitazione è la forma più sincera di adulazione e un altro insetto scava una trappola con simile maestria. Questa larva è conosciuta come formica leone. Come nel caso del bigattino, pochi sono in grado di sfuggire agli artigli di questo predatore. Nessun gladiatore in miniatura è più spaventoso di questo assassino a otto zampe. Tutti i ragni sono carnivori. Tutto di loro rivela che sono cacciatori abilissimi, sono nati per uccidere. Raccapriccianti zanne a forma di spada iniettano veleno che scioglie la carne direttamente nel corpo delle loro vittime. Sottili peli percepiscono il più piccolo movimento. È il momento di avere paura. Molti ragni sono abilissimi nel mettere trappole. A molti di noi, sentendo la parola ragno, viene in mente una ragnatela. Linee si irradiano dal centro, dove il ragno attende che la preda cada vittima. C'è una varietà infinita di trame di ragnatele, che prevedono il mimetismo, la rapidità e la forza. Per capire perché i ragni costruiscano le ragnatele, possiamo far visita al ragno predatore europeo. Sia il maschio che la femmina di questa specie sono abili predatori. Il maschio è più piccolo della femmina e soltanto lui possiede i palpi modificati per fecondare durante l'accoppiamento. Come molti ragni, corre il rischio di essere divorato dalla femmina se si avvicina troppo. Così, prima di affrontarla, il maschio di questa specie prepara un'offerta di pace. Le porta in dono un pasto. Il dono a volte si rivela utile anche come scudo. Se tutto va secondo il piano, offre il regalo alla femmina e poi ruota completamente. Gonfia a quel punto i suoi palpi, preparandosi ad espellere lo sperma. Dopo l'accoppiamento il maschio deve fuggire per non farsi mangiare. Alcuni sono dei veri maestri in quest'arte. Sulla via verso l'uscita riescono perfino a riprendersi il dono. La femmina usa la seta per proteggere le uova dai predatori.
trasporta le uova con sé mentre si sviluppano. Poco prima che i piccoli ragni emergano, la madre stende una tenda protettiva intorno a loro che viene detta Ragnatela Nursery. La tenda è lì per proteggere i piccoli, ma può avere anche un altro uso. La ragnatela nasce per intrappolare gli incauti passanti. Ci sono tanti diversi tipi di ragnatela. Il ragno troglobio spesso si nutre di cavallette. La sua trappola di seta è quasi identica alla ragnatela nursery, ma ha un imbuto al centro in cui il ragno siede su una piattaforma fittamente intrecciata. Sembra che i ragni siano in grado di percepire la preda attraverso le zampe. La cavalletta viene attaccata prima ancora di essere intrappolata. Verrà uccisa dal veleno così rapidamente che il ragno non avrà neanche bisogno di catturarla. La ragnatela funziona anche da utile passaggio attraverso la tana del ragno. Il livello di complessità nel disegno della ragnatela prevede perfino la sistemazione di una serie di tiranti sopra il telo che funge da trappola. Scuotendo la ragnatela, la preda cade a portata delle zanne di questo ragno. Morde attraverso la ragnatela per iniettare il veleno. La stazza e l'armatura di una coccinella si dimostrano una sfida troppo difficile per il ragno. Anche questo ragno, questo esemplare della famiglia delle Pteridiidi, provvisto di setole robuste sulle zampe posteriori, tesse una piattaforma e una serie di tiranti. Ma questa volta i tiranti sono rivestiti di una colla appiccicosa che si attacca al suolo con un cavo a rilascio. Alcune specie di questi ragni si nutrono di formiche. Quando il cavo a rilascio viene sfiorato, la potente colla sigilla il destino della formica. Ora, proprio come un pescatore, il ragno può attirare la preda verso le fauci armate, come sempre, di veleno mortale. La formica viene avvolta in un sudario per essere mangiata più tardi. Una specie di ragno dei Pteridiidi usa il cavo a rilascio in modo estremo ed è mortale sia per gli uomini che per gli animali. L'inconfondibile marchio della vedova nera. Anche qui i fili di seta appiccicosa vengono attaccati al suolo sotto la ragnatela della vedova nera. La colla è abbastanza forte da trattenere immediatamente qualsiasi creatura sufficientemente sfortunata da imbattersi nella trappola. Il ragno osserva pazientemente mentre la preda si dibatte, il che è anche peggio, dato che vi rimane ancora più aggrovigliata. Non c'è scampo nemmeno per uno scorpione. Noi esseri umani temiamo gli scorpioni, ma per la vedova nera sono un lauto pranzo. Prima il ragno immobilizza il pungiglione dello scorpione. Lo fa avvolgendolo con fili di seta. Sarebbe fatale per il ragno se venisse punto.
Una volta immobilizzato il pungiglione, il ragno inietta nella coda dello scorpione un veleno fino a 15 volte più potente di quello di un serpente a sonagli. Anche se lo scorpione è avvolto nella ragnatela, finché il veleno non ha agito, il ragno prende tutte le precauzioni. Una volta morto, verrà consumato a piacimento. La trama della tradizionale ragnatela a sfera si è evoluta dalla semplice trappola a telo, come quella della vedova nera e dei comuni ragni. Avevano avuto origine come un mezzo per coprire una vasta area con la più piccola quantità di seta. Poche specie lo fanno meglio dei ragni cribellati. Anche qui i tiranti partono dal centro, ma non vanno a terra. Vengono invece attaccati ai cespugli circostanti. Il ragno sente avvicinarsi la preda attraverso la vibrazione dei tiranti e strisce di colla vengono utilizzate per immobilizzare la preda. Una volta catturata, viene avvolta in un bozzolo per essere consumata più tardi. È un padrone di casa prudente, usa diversi tipi di seta per diversi scopi. Per esempio, la seta usata per conservare la preda è diversa da quella per catturarla e viene prodotta usando una differente combinazione delle 7 ghiandole setifere. Prendete la trama di questa ragnatela, voltatela di lato e avrete quello che molti di noi pensano sia la classica ragnatela. Questa è la tradizionale trappola del ragno crociato, un pescatore dell'aria. La ragnatela è invisibile agli insetti e una volta che ci si imbattono, la colla sui fili li intrappola. Per evitare di rimanere intrappolati nella propria trappola, i ragni hanno le zampe ricoperte da un olio lubrificante. Come il ragno cribellato, l'eriofora transmarina avvolge con molti fili di seta resistente la propria preda, immobilizzandola e tenendo il suo mortale pungiglione lontano dalla tenera carne del ragno. Soltanto quando si sente al sicuro, il ragno si avvicina alla preda per assestarle il suo morso mortale. La vespa viene trasportata al riparo per essere consumata. Questo tipo di ragnatela è una trappola di successo. Ma com'è fatta? Delle linee radiali vengono fatte partire dal centro verso punti di attacco non lontani. Una spirale temporanea viene poi tessuta dal centro per tendere la trama radiale. Questa verrà eliminata a mano che si producono i fili appiccicosi della spirale principale. È più facile capire il processo accelerando le immagini. Un ragno impiega meno di un'ora per costruire la ragnatela completa. Queste ragnatele sono delle sofisticate trappole e possono anche avere delle dimensioni enormi. Alcune sono talmente grandi e resistenti che vengono usate come reti da pesca dalla popolazione della Nuova Guinea. Ma queste ragnatele hanno anche un aspetto negativo. Ci vuole tanta energia per costruire una ragnatela che viene spesso distrutta dal vento e dagli animali di passaggio. Visibili agli uccelli e agli insetti, e uno scontro con un uccello può distruggere il lavoro di un'ora intera. Alcuni ragni evitano collisioni con gli uccelli sistemando una struttura nota come lo stabilimentum. Questo rende le ragnatele visibili agli uccelli. Diverse specie di ragni usano uno stabilimentum. E rimanere seduti nel centro della propria ragnatela può contribuire a renderla più visibile. Ma c'è un problema nell'attirare l'attenzione sulla propria ragnatela. Alcuni ragni si cibano di altri ragni. Il ragno ladro è uno di loro. Ha sviluppato il gusto per la carne dei ragni.
La ragnatela più semplice è una trappola molto efficiente, ma alcune specie hanno effettuato straordinari adattamenti a questa trama di base. Alcuni trasportano con sé perfino la propria ragnatela. È il caso del Deinopis sublufa, detto anche lanciatore di rete australiano. Nella corsa alle armi di queste creature, la sua è una tecnologia d'avanguardia. La struttura della rete e le tecniche di filatura svelano che il ragno discende da antenati tessitori. Prima produce una corda tirante di una ragnatela a spirale convenzionale. Poi ne tesse una a forma esagonale, tenendola fra le zampe. Questa rete verrà lanciata sugli insetti di passaggio. Ma date un'occhiata ai lati della rete. Vedrete che il filo tirante è ancora attaccato al suolo per mantenere stabile la rete mentre viene lanciata. Il lanciatore di rete ha una straordinaria visione notturna. I suoi occhi sono in grado di concentrare il minimo livello di luce meglio di un gatto o di un gufo. Resta in attesa sopra sentieri che sa utilizzati da insetti come formiche e vespe. Per essere ancora più certo, prima di stendere la propria trappola, questo ragno deposita piccole macchioline bianche di feci lungo il sentiero. Queste agiscono come marcatori. La trappola viene stesa, pronta per essere lanciata molte altre volte. Lord Garius Magnificus, detto anche ragno bolas, non usa affatto i fili tiranti. Utilizza la propria tela come un missile. Un filo singolo di seta molto resistente viene lanciato più volte nell'aria della notte. All'estremità del filo, noto come bola, c'è una palla di colla che si attacca alla preda. La palla inoltre contiene feromoni sessuali, l'odore di una farfalla femmina. È il profumo che attira le farfalle maschio a portata del laccio del ragno. La trappola di feromoni è talmente efficace che il 90% delle prede del ragno consiste di due sole specie di farfalle. Questo ragno consuma il proprio laccio insieme alla preda. È un altro riciclatore di seta. Pochi gladiatori in miniatura ci forniranno peggiori incubi di quelli che consumano le loro prede da vive. Anche le più sviluppate forme di difesa possono essere rese inutili. L'ammofila sabulosa è molto intraprendente per nutrire i suoi piccoli. Ammassa per loro bruchi vivi in una tana di sabbia. Punge con precisione le sue prede dietro la testa per paralizzarle senza ucciderle. Diversi bruchi vengono sepolti vivi in questo nido. La vespa depone un uovo solo prima di sigillare l'entrata della camera. La vespa fa scivolare la terra dentro la cavità, scuotendo vigorosamente il proprio corpo, come un martello pneumatico. L'ammofila costruisce diversi nidi nell'arco della stagione di crescita dei piccoli. Più tardi, quando i bruchi cominciano a scarseggiare, la concorrenza porta alla lotta tra vespe rivali.
ma la lotta a un certo punto ha fine e le vespe si rimettono in caccia. Molte vespe sono primitive come l'ammofila e seguono una vita solitaria simile. Cambiano le prede e i metodi di caccia, ma il modello di vita è pressoché identico. Che diano la caccia a mosche, cavallette o ragni, queste vespe solitarie lasciano un uovo e una dispensa di cibo sottoterra, poi se ne vanno per morire. Mentre molte cavità per le uova sono semplici, la vespa vasaia costruisce qualcosa di molto più complesso. Una volta che ha costruito il nido, depone un solo uovo in ogni cella, insieme a prede paralizzate dal suo pungiglione, sufficienti per lo sviluppo delle larve. Vasaia si impegna molto per proteggere la propria prole, garantendole un luogo sicuro in cui vivere e una dispensa di cibo fresco sufficiente alla sua crescita completa. Molte mosche e vespe parassite depongono le uova in quella che spesso è la casa più sicura in assoluto, un organismo vivente. A volte un tocco gentile è un tocco mortale. Le uova si schiudono e le larve si trasformano in bruchi con risultati letali. La pupa potrebbe apparire sana, ma in realtà è consumata dall'interno. Altre vespe fanno buchi in farfalle allo stadio di crisalide. Ancora una volta la larva cresce all'interno della crisalide e si nutre della sua preda mentre è viva. Il suo destino è segnato e non emergerà mai come una bellissima farfalla. La larva della vespa cade a terra, diventa una pupa e il ciclo si ripete di nuovo. Alcune vespe sono talmente piccole che diversi individui depongono le uova dentro un unico bruco. Le uova restano dormienti fino a quando il bruco non si deve trasformare in pupa. Questo è il segnale per le uova di dividersi e schiudersi. Ogni uovo produrrà fino a 2000 larve di vespa, ognuna desiderosa di banchettare con la carne viva. L'involucro che avvolge la pupa protegge dai pericoli la larva della vespa durante lo sviluppo allo stesso modo della farfalla. Ma mentre la mimetizzazione protegge la farfalla dagli attacchi esterni, essa viene divorata dall'interno. Così non sarà una farfalla ad emergere da questa pupa, ma una nuova generazione di vespe. Ogni femmina di vespa che nasce è dotata di un completo equipaggiamento di uova e la prima cosa che fa è accoppiarsi, prima di scomparire nella foresta in cerca della prossima generazione di bruchi, vittime sfortunate. Sono cose che avvengono negli incubi. Predatori che consumano la preda dall'interno, mentre è ancora viva. Da quando la vita è apparsa sulla Terra, una guerra in furia senza controllo. I gladiatori in miniatura sono ovunque. Guardatevi intorno. Siete circondati dalle legioni delle creature più abbondanti, violente e aggressive sulla Terra. A quello che manca loro in dimensioni, sopperisce il numero. Sono le armate di miliardi di nati per uccidere.
Gladiatori in miniatura, alcune delle creature più piccole ma più resistenti della natura. Lottano duramente e lo fanno fino alla morte. Entriamo nel mondo del predatore e della preda, in cui armi sofisticate, reazioni in frazioni di secondo e astuzia senza rivali hanno tutte un ruolo. Questo è il campo di battaglia dei gladiatori in miniatura. Un'arena in cui i guerrieri in miniatura sopravvivono soltanto se sono nati per uccidere. Guerra in corso dall'alba dei tempi. Una battaglia che dura da 4 miliardi di anni tra i soldati più piccoli della natura, i gladiatori in miniatura. Dai batteri agli insetti, le nostre tecniche speciali di macrofotografia svelano che questi minuscoli guerrieri sono dappertutto. A ciò che manca loro in dimensioni sopperisce il numero. Riuniti in legioni, sono tra le creature più numerose, violente e aggressive della Terra. Formiche, un esercito di soldati che non teme di fare guerra a qualsiasi cosa incontri. Un esercito composto da unità distinte, ma unità che lavorano insieme come le cellule di un corpo unico. Un banchetto per le larve affamate. La regina è il comandante in capo di questo esercito. Nonostante il fatto che non sia più grande delle sue operaie, il suo è un ruolo unico. Solo lei è in grado di produrre uova fertili. Le operaie si prendono cura delle uova e allevano le larve dopo la schiusa. Ogni esercito ha bisogno di un buon sistema di comunicazioni. Le formiche bulldog usano i feromoni, una sostanza odorifera. Tuttavia i rapporti sociali tra gli abitanti di un nido non sono molto sviluppati. Le formiche bulldog cacciano da sole e le loro colonie superano raramente i 200 membri. Al contrario, le formiche cucitrici cacciano in massa. Ma proprio come le formiche bulldog, anche le cucitrici usano armi chimiche. Hanno nel corpo una specie di pistola che spara un getto di sostanza acida in grado di uccidere alcuni insetti. Ma i signori della guerra nel mondo delle formiche, i cacciatori in massa supremi, sono le formiche legionarie. Milioni di esse formano un superorganismo lungo fino a 1600 metri, coordinato dall'odore dei feromoni. Pochi animali sopravviverebbero a un attacco di questo superpredatore, nato per uccidere. Coleotteri, ragni e insetti possono essere più grandi di una singola formica, ma non hanno alcuna difesa contro questa macchina omicida. Nessun'arma chimica, forza bruta o astuzia può salvarle. Dopo che il suo uovo si è schiuso su un albero vicino, il bruco è penetrato senza esitazione nella fortezza delle formiche. La fortezza di foglie delle formiche si trasforma in un mattatoio. Una volta dentro, il bruco divora sia le uova che le larve. Cibarsi del suo nutrimento preferito è un gioco da ragazzi. Le formiche tentano di salvare le loro larve, ma non c'è nulla che possano fare. È come sparare a un pesce dentro un barile. Il bruco può prendersi tutto quello che vuole. Non importa quanto duramente possano lottare, le formiche non riusciranno a fermare il massacro fatto da questo assassino invincibile. Le formiche allevano infinite larve e il bruco dalla pelle corazzata consuma intere generazioni a ogni pasto. Ma poi arriva il momento in cui il bruco si trasforma in crisalide, quando deve cambiare la sua armatura di cuoio in una soffice pelle di farfalla adulta. Pensate che da ora in poi le cose cambieranno? No. A differenza di tutte le altre farfalle, questa si trasforma in crisalide nella sicurezza della sua pelle corazzata.
E quando la fragile farfalla emerge finalmente, è coperta da scaglie talmente scivolose che le formiche si incontrano quasi ovunque sulla Terra. Se messe insieme peserebbero l'intera popolazione mondiale. Alcune formiche possono funzionare collettivamente come un unico animale, un superorganismo nato per uccidere. Questi superorganismi hanno origini umili tra animali come questo, la formica bulldog. Le formiche bulldog sono tra le più feroci. Arrivano ad essere lunghe quasi 4 cm. Hanno la forma di una vespa gigante e sono dotate di pungiglioni mortali e di enormi mascelle per strappare la carne. Tra i macro gladiatori sono assassini spaventosamente efficienti. Sapendo di essere virtualmente invincibili, questi individui cacciano da soli. Il loro segreto è nella loro forza. Essendo più forti delle altre formiche, non hanno dovuto cambiare il loro aspetto primitivo. Si tratta semplicemente di non darmi fastidio se non vuoi fastidi. Anche le larve delle formiche bulldog sono primitive. Non hanno cambiato il loro aspetto perché si era perfettamente adattato alla natura. Le loro larve si nutrono direttamente degli animali da loro predati. I bulldog adulti usano le mascelle taglienti come un rasoio per rompere la dura pelle dei bruchi e metterne a nudo la carne gelatinosa. Sugli altipiani della Scozia si trovano macro gladiatori che possono stare quasi alla pari con le formiche legionarie, le formiche rosse. Le loro colonie sono relativamente piccole, ma come nelle formiche legionarie, l'olfatto è utilizzato come mezzo di comunicazione e lavorando insieme le formiche rosse possono divorare una preda molto più grande di loro. E come le formiche cucitrici usano armi chimiche, spruzzano acido formico sulla pelle della loro preda. Questo bruco della Panolis flammea si sta contorcendo dal dolore, ma la sua agonia non durerà a lungo. Le formiche rosse però non sono invincibili. Cadono vittime di un assassino così sinistro che potrebbe essere la star di un film dell'orrore hollywoodiano. I coleotteri Clitra depongono di solito le uova accanto ai nidi delle formiche rosse. In questo caso però l'uovo viene sganciato in pieno territorio nemico. Sono una bomba orologeria programmata per esplodere al momento giusto. Le formiche trasportano l'uovo nel loro nido come una preda. Non si rendono conto che si tratta di un cavallo di Troia. La larva di Clitra si schiude nel centro nevralgico delle operazioni delle formiche rosse e fa man bassa di tutto ciò che trova. I macro nemici delle formiche arrivano sotto diversi camuffamenti. Uno dei più impressionanti è un bruco la cui spessa pelle è a prova di morso. Un carro armato contro il quale le formiche non hanno difese.